Dunque, la mia prima domanda verte intorno a quelle che sono state le trasmissioni radio di cui ti sei occupato. Prima Proxy Bar, poi Mutazioni Digitali e infine Conversational, che è peraltro anche il nome del tuo blog. Quello che ti volevo chiedere, per prima cosa, è questo. Queste trasmissioni erano un modo per fare divulgazione o per imparare? Allora, per imparare sicuramente, direi quasi dichiaratamente. Devo dire, Mutazioni Digitali, che hai citato al centro, non era esattamente una trasmissione radiofonica, erano un ciclo di eventi che poi si è dovuto interrompere, che si svolgeva nel mondo reale, con tanto pubblico, eccetera. Poi sì, c'era la troupe televisiva che riprendeva tutto ed è diventato anche una cosa video che si può scaricare tranquillamente, però in realtà quella non era una vera trasmissione radiofonica, ma la risposta vale anche per Mutazioni Digitali, come per Proxy Bar e come per l'ultima cosa che ho fatto, cioè Conversational su Radio Popolare Roma. Sì, soprattutto imparare, perché c'è stata la grande opportunità. In particolare nell'ultima trasmissione Conversation, in questo ciclo che si è svolto lo scorso anno, già era stato tirato su un po' il setaccio delle persone che veramente hanno delle cose buone da dire. Mentre quando facevo Proxy Bar ancora non sapevo sempre di avere di fronte delle persone veramente serie che parlavano di cose ancora molto fluide. In tutti questi anni credo che si sia capito abbastanza bene, quali sono i veri innovatori, quali sono le persone che hanno una visione del futuro. E sono riuscito a colmare il gap, quantomeno delle conoscenze personali, con la scusa di invitarli in studio. Cioè, devo dire, dal punto di vista del networking è stato fondamentale, perché ho potuto conoscere di persona in studio, o magari anche solo per telefono, persone che riescono a dirti quello che sta succedendo senza doverti vendere necessariamente qualcosa, senza dover essere dei consulenti da strapazzo, senza essere, diciamo, dei marchettari, come si dice. Il problema, naturalmente, della fuffa, immanente c'è ancora, però io credo, con questa trasmissione, che non aveva un fine divulgativo, di aver aiutato un po' di persone ad orientarsi. Non aveva un fine divulgativo perché, se lo avessi fatto, mi sarei semplicemente affiancato allo sforzo divulgativo che stanno già facendo su questi temi, cioè sui social media, le televisioni, le radio, mainstream, che avendo l'obbligo di dover servire milioni di italiani, ovviamente devono essere comprensibili anche per la famosa, scusate la metafora, la famosa casalinga di Voghera. Io non ho avuto questo problema, mi è stata data carta bianca dalla direzione della radio e sono molto riconoscente per questo, e quindi ho fatto una trasmissione per persone comunque curiose su queste tematiche, dove non dovevi spiegare sempre tutto, e alla fine è venuto fuori qualcosa di, per me, soddisfacente. Poi, insomma, ho avuto anche dei riscontri positivi, quindi. E quindi alla fine ti sei portato via un bagaglio di conoscenze importanti, insomma. Sì, infatti io penso che molte persone che cominciano a produrre contenuti, che ruotano intorno a conversazioni con esperti del settore, non devono temere di essere percepiti come un altro modo di fare la televisione. Cioè, possono dire tranquillamente che stanno facendo questo, come state facendo tu e Jacopo, anche per imparare e anche per sostanziare questo network e capire. Veramente, insomma, qual è quella poca ciccia che c'è dietro tutti questi discorsi in mezzo alla montagna di fuffa che indubbiamente ci pervade a tutti quanti. Senti, a questo punto ti devo chiedere per forza, qual è la tua percezione di quello che è il polso della situazione al momento in Italia? Perché ho sentito molte opinioni anche contrastanti in merito, e quindi vorrei sapere la tua. Qual è veramente l'atmosfera che si respira, insomma, per quello che riguarda l'utilizzo di social media a un livello superiore, diciamo, proprio di diffusione? Non soltanto Guarda, nelle aziende piccole, ecco. se limitiamo il campo alle aziende, è evidente che in questo momento la situazione è drogata, se mi perdoni il termine un po' forte, dalla circostanza che è facile vendere alle aziende servizi relativi all'uso dei social media perfettamente inutili, ma che si vendono facilmente in questo momento all'interno delle aziende.
Cioè, esiste un grande mercato di persone che semplicemente possono dire ti faccio, ti gestisco il profilo su Facebook per la tua azienda, per il tuo brand, e poi diventa una concorrenza sul prezzo che viene fatta naturalmente sulla base della scarsa, alla fine, conoscenza del mezzo. Cioè, alla fine quello che succede è che magari un'agenzia può prendere uno stagista, metterlo lì per un anno a gestire questo fantomatico profilo senza la minima idea di che cosa significa lo strumento, senza nessuna conoscenza di base su quelli che sono i tipici problemi della comunicazione aziendale e così via. E quindi si creano equivoci drammatici e soprattutto negli anni si scredita il lavoro di chi? Di quei pochi che veramente sanno di che cosa stanno parlando e che sono i primi a dire che non c'è nessun Eldorado nell'uso dei social media. È semplicemente un obbligo che molte aziende cominciano ad avere per il semplice fatto che ci sono tante persone che possono banalmente screditare l'immagine aziendale sui social media. Con effetti dirompenti. Quindi si stanno trasferendo in misura sempre minima rispetto al mondo anglosassone in Italia i budget dal mondo offline al mondo online, a cominciare dalla pubblicità, eccetera. Però questo trasferimento è ostacolato da tutta una serie di elementi distorsivi, come quello che ho citato prima, che forse è il principale, per cui sta crescendo una montagna di discredito verso chiunque cominci a parlare di uso dei social media in azienda, perché chiaramente poi bisogna anche distinguere, ci sono, le grandi aziende sono strutturate ormai anche internamente per capire queste dinamiche, quindi magari finiscono per rivolgersi alle persone giuste. Le medie aziende magari si rivolgono all'agenzia con cui hanno sempre lavorato, l'agenzia che magari ha creato uno spin-off per le attività digitali, ma non è affatto detto che siano i soggetti giusti, proprio perché non sono digital native, pur avendo la conoscenza dei problemi della comunicazione corporate. E poi ci sono i cani sciolti, che alcuni dei quali, bisogna dire, anche individualmente sono molto capaci, sono molto in gamba, eccetera, ma la stragrande maggioranza sono persone che si fanno concorrenza sul prezzo per gestire un'attività banale e mandando poi un messaggio fuorviante che è quello secondo cui con i social media si riesce a fare comunicazione a costo zero. Ho visto l'altro giorno una locandina di un corso di formazione che si chiamava Social Media, la comunicazione aziendale a costo zero, che io credo che sia quasi irresponsabile dirlo, però ripeto, siamo nell'Italia del 2011, quindi non c'è da sorprendersi. Questo per quanto riguarda le aziende. Poi, se parliamo dell'uso diciamo, della transizione del mondo dei media di comunicazione di massa, quindi radio, televisione e giornali, verso i social media, beh, questo è un altro problema ancora, perché in questo fenomeno di transizione, tutti quanti, ci sono due, c'è una guerra in corso fondamentalmente. Ci sono persone che alacremente tutti i giorni devono difendere il vecchio modo di comunicare perché è lì che possono continuare a intascare rendite di posizione. E quindi ci sono persone che di mestiere fanno i rallentatori, diciamo così, di questo passaggio. Però è inevitabile, potrei dire che è un discorso balistico, che Internet è destinata a diventare la piattaforma unica anche della comunicazione di massa, perché tutte queste catene verticali, radio, giornali, televisioni, che per anni hanno tenuto in piedi la comunicazione di massa, tendenzialmente si riveleranno meno cost effective, okay? E sempre più sarà evidente il loro ruolo di intermediatori, intermediatori di costi da ammortizzare, quindi anche sono catene del valore perdenti in partenza, no? Quindi c'è una guerra tra persone che di mestiere stanno lì col preciso intento di rallentare le cose e persone che provano invece a sperimentare, a fare cose nuove in modo più brillante, dinamico e non sempre naturalmente ci riescono. E è chiaro che l'Italia è indietro, non dimentichiamo che l'Italia è un paese in questo momento dove tutte le decisioni vengono prese da un sistema di potere al vertice del quale c'è il proprietario di tutte le catene verticali dell'informazione e dell'intrattenimento che stanno a tendere per, diciamo, andare in crisi. Quindi è del tutto normale che in Italia, sotto ogni profilo economico, finanziario e anche legislativo, normativo, è abbastanza fisiologico che il nostro paese sia forse quello più in ritardo di tutti. E invece, per esempio, negli Stati Uniti, com'è la situazione al momento da questo punto di vista?
Allora, negli Stati Uniti magari non ci sarà questo strapotere assoluto dei broadcaster, per esempio. Adesso mettiamo un attimo da parte il discorso delle aziende. Negli Stati Uniti indubbiamente le aziende sono più avanti. Però tornando al discorso della comunicazione di massa, non c'è magari lo strapotere dei broadcaster, e soprattutto i broadcaster cominciano a usare i social media come una leva, cioè hanno capito che per loro è una questione di sopravvivenza cominciare a usare, è una questione competitiva, perché quello è un mercato competitivo a differenza del nostro, ok? Però ci sono le major. Le major sono a loro volta degli straordinari rallentatori di questo tipo di innovazione. Infatti, tante delle cose che non vanno anche in Italia, per esempio il fatto che quando tu acquisti un Blu-ray e lo metti nel tuo lettore Blu-ray, che potrebbe collegarsi a internet e tranquillamente mettere in concorrenza il contenuto del film con ciò che sta su internet, invece il lettore Blu-ray è studiato per fare in modo che ci si colleghi sì alla rete, ma per scaricare solo i contenuti desiderati, tra virgolette, dalla major che ha prodotto il Blu-ray. E questa è una logica non innescata nel nostro becero mondo italiota, no, nell'algido e meraviglioso mondo anglosassone. Quindi no, questo per evitare facili razzismi, no? Allora, nell'algido e meraviglioso mondo anglosassone succedono delle cose, perché gli studios sono importanti, perché le major discografiche sono importanti, che fanno sì, per esempio, che l'industria stessa della consumer electronics abbia un vincitore, che è la Apple, proprio in virtù del fatto che si è messa d'accordo con le major, mentre diciamo così, il mondo dei cosiddetti nuovi intermediatori, Google, Facebook, entra in conflitto diretto con le major, e quindi cerca di trovare altri spazi nella stessa zona di mercato in cui si trova la Apple, quella chiaramente, dei grandi portali di distribuzione di contenuti online, che è iTunes in quel caso. Non voglio andare troppo avanti perché se no mettiamo troppa carne al fuoco.